palla. Oh! L'accendiamo? Guardate! L'aria! Non si gonfia! Ma come? Oh, c'è il buco! Il secondo colpo scende molto bene la Ciao ragazzi! Per la rubrica questi pazzi del papà. Ragazzi, ma oggi giochiamo a alzate la coperta. Mini golf. Mini golf, sì. Fuori piove. Ma ci giocheremo in casa, ovvio. Cosa? Sì, è un mini golf gonfiabile, ragazzi. Che bello. E secondo i miei calcoli riuscirà a stare nel nostro salotto. Forbici. Sono già arrivate. Ma prima giro di scatola! E vediamo cosa c'è all'interno di questo campo da golf suddiviso in quante buche? 5. 5 buche. Dovrebbe esserci anche due mazze, le palline e tutto quello che ci serve per una vera e propria sfida. C'è anche il gonfiatore, proprio come nei parchi acquatici che abbiamo unboxato. Datemi la palla! Oh, che paura! Ma come sono fatte le mazze? Allora, qua c'è tanto spugnetta, sia blu che verde. E questo è il campo da golf! E quindi lì dentro che c'è? Il gonfiatore? Sono fatte di spugnetta. Le palline sono spugnette? Ah sì, sono fatte tipo quelle da golf, ma sono morbide. Così ecco, non fanno danni in casa. Giusto, altra cosa da non fare assolutamente in casa è questa, ovvero fissare con i picchetti il gonfiatore. Non lo faremo, spero. No, non lo faremo. Perché non scappi? Già si sta espandendo. Sì, giusto. Sì, vediamo lo swing, cara. Olè! Le buchette sono pucciose e geniali. Si mette la bandierina e poi guardate, sul fondo c'è il velcro, quindi probabilmente si andranno ad appiccicare ai punti buca sparsi lungo il campo da gioco. L'accendiamo? Sì! E allora via! Vediamo se sta in salotto. Sono la bellezza di 3 metri per 70 x 3 metri per 65 centimetri. Per il vincitore una bella torta. La torta del vincitore! C'è scritto che ci mette un minuto a gonfiarsi. No, vabbè, ma c'è anche il ponte, ragazzi. La pallina. Non si gonfia. Ma come? C'è il buco. C'era un altro buco, ecco il trucco. E poi quel tubo è troppo lungo, Ale. Cerca di metterlo più indietro, altrimenti non ci starà mai nella stanza. Ma Mati, non si gonfierà mai se stai distesa lì. Rilassante, vero? Guardate. Funziona! Bellissimo! Come va col divano? Diamo un po' di spinte! Ecco, il divano è spostato, ma ragazzi! È difficile spostarlo! Ma Matti, sei anche sopra il divano! È sempre sopra tutte le cose da spostare, Matilde! Benissimo, guardate! Buca numero uno! Si parte in salita! Abbiamo la curva parabolica, ostacoli triangolari e bisogna scendere qua in discesa. Buca 2! Si ponte. Passa sotto il ponte! Altri due ponti! Due ponticelli, questi mi ricordano la regina di Alice nel Paese delle Meraviglie. Buca numero 2! 3! Qua come si sale? Fuori su dalla pallina. Ah, ok, metti già la pallina lì. Tutto gas. Sì, attenti al piolo. Ah, che ti dai i punti? Sì, le buche valgono 18 punti. Spiegato perché le bandierine hanno tutte sopra il numero 18, forse. La buca 4 parte da lì e arriva qua. Sembra facile, un solo tiro, però in mezzo c'è il forchettone rotante. La buca 5, che è l'ultima, passa sul ponte pericolante. Supera il buco, che ci riesce. Speriamo. Arriva nel bersaglio finale. E dove si ferma ai punti? Che vanno da un minimo di 4 a un massimo di 10. Il tabellone è pronto. E i nostri giocatori si stanno allenando. Domanda, le istruzioni quali sono? Non ci sono. Ok. E quindi da giocatori di minigolf quali siamo? Professionali. Faremo così, 6 tiri al massimo per ogni buca. Alla fine sottrarremo i bonus. Chi ha il punteggio più basso vince. I bonus sono questo, 6, 10, 8 e quello che abbiamo visto alla fine. Inizia il giocatore più esperto. Che mossa, ragazzi! Vai, la prima buca, la parabolica! Io non mi sono allenata, Neanche io mi sono allenato, però... L'hai sfiorata! Uno. C'è stata tensione sul campo da gioco. Secondo Due. Colpo, sarà difficilissimo. Terzo. Tre. Quarto, quasi. Quinto. Sei. Difficile. E quindi sei. Davide, che problema hai? Che non sta nell'obiettivo 1. Ma Grazie su, di... adesso iniziamo. Metti una mano, non avere paura. Iniziamo già con le scuse. La mia mossa. Oh. Non fatela a casa. No, ragazzi. Decisamente. Vai. Uno. Molto bene. Aspettate, la pallina va in essa. Guarda. Beh. Secondo colpo. Hai perso un... No, guarda che rientra.
Siamo a 2. Ricordo su GPL. 3. 4. Grande. Tocca a me. La mossa. Tiro. E prende molto bene la curva. E quasi entra in buca. C'è stata un'acclamazione da parte del pubblico. Secondo tiro. Terzo tiro, Mati. Sei dritta per bene, dritta? Bene, accompagnala solo dentro. E sì! Ma questo è un ninja! Attento! Si è fatto pure vediamo male! Se la botta in testa aiuterà o meno lo svolgimento della partita. Vai, vediamo se la botta aiuta. È capitato anche a me, ti capisco. Il secondo colpo scende molto bene la c'è stato un attimo di silenzio. E andiamo per i 6 colpi. Segniamo 7 punti per buca non completata nei 6 tiri. Dai mamma. Vai Ale, l'angolo verdure ti fa per te. Sotto il ponte. Dove è andata? Non la vedo. Non sei passata cara. Come fai adesso lì sotto? È terribile se sei... Ah grande, colpisce dal buco. Ottima mossa, ti sei avvicinata. Siamo a 2. E adesso terzo tiro, guarda che sei dritta. Dritto per dritto. Troppo forte. 3. 4. Posso mettere il piede nel campo? Certo che sì. Perfetto, vado Vado di dettaglio. Grande papà. Esagerato. Però adesso guarda che sono in mezzo agli archetti. Secondo tiro. No, dietro la buca. Terzo tiro. No. Quarto. No. Quinto, sì. E il tiro di Mati. 1. Finisce fronte buca, ragazzi. 2. Qua non è facile, 3. Bisogna accompagnarla. Un po', 4, quasi 5. Il prossimo giocatore con un solo colpo è quello che si avvicina di più alla buca. Attenzione, è ancora vicino. Yeah! Stabilito il record di buca e siamo tutti lì, 2 a 10 e 2 a 9. Un solo tiro per avere un bonus. Sei sul monte, Ale. Però c'è questa cosa davanti, lo so, ci sono anche i triangolini. Li salta e 10. Meno 10. Totale 0. Userò il tuo scavetto. Vai. No. Palo. No, si è fermata. Si è fermata. E quindi? 0 bonus. Guarda papà. Un bel colpo forte. Ecco il... No, 0. Troppo forte non va bene, troppo piano neanche. Le pieghe poi. Le pieghe sono terribili. Vai Nicky. E... 8! Buca 4, il forchettone! Vai Ale, ti aspettiamo di qua! Quello della griglia! Sei passata però! Ma non andare alla buca 5, resta la 4! 2, 3, 4, 5, 6! Ciao ciao forchettone! Per un soffio! 2 soffi, no! 2! In fondo sei solo della parte opposta! E allora rimbalzo! 3! Via! No! 4! È in mezzo al forchettone! Trastoppata? No! Cosa faccio? 5! No! Palo! Ultima occasione! 7! Ho capito che bisogna evitare il forchettone! Brava, l'hai capito, mie spese! Forza Mati! Ti sei avvicinata! 2! Cosa hai colpito? 3! Grande mossa! Si avvicina, 4. Bella idea! 5! È brutto il forchettone! Quasi 7 come me. L'unico avversario credibile della mamma ha fatto il primo tiro. È finito proprio. Ha fatto apposta. In mezzo al forchettone. Guarda, il forchettone non lo colpì. Bene, 2. Per un soffio, Vai Nicky, sei l'unico avversario credibile. Te l'ha impastoiata. No, ma giustamente lui ha detto, la rimetto lì. 4. Dai, col 5 lo fai, mi raccomando. Sì! 5! All'ultima buca può succedere quasi di tutto. Si decide il primo e il secondo posto, il terzo e il quarto posto. Occhio, è la buca. Non è facile, È la buca col buco. E la curva. Vai, tiro No! Si è incastrata qua sopra! E sono 0 punti. Davide, cosa fai? È la mia vendetta sul forchettone. E tira! E vai! Guarda, guarda, guarda! Buono! Sul 10! Vado io! Sei pari! Mi gioco addirittura al primo posto! Vai Mati, chi l'avrebbe detto? Un bel colpo! Guardate come scende! E anche lei farà 10! Brava! Sì, brava! Il calcolatore elettronico sta calcolando! 6! E fa incredibile! 666! Io adesso avrei 10! 2, 6, 7!
7. È difficile pareggiare, Filippo, prendi. Scusa. Se la mandi dentro vinci, se la mandi fuori perdi. Comunque vada, Mati ha vinto una bellissima vacanza sdraiata sulla curva parabolica. Studiamo il vento. Addirittura! Uragano! Soffia, Mati, soffia! Sta dormendo, Mati, non c'è speranza. La palla è partita! Sì! Scende! Ha vinto! E con un 10 suggella la sua vittoria! 7 meno 10 meno 3! Vai, Ale, segna negativo, fuori un gesso! La cosa bella, però, sì, è che lui è arrivato primo, ma tutti siamo arrivati secondi noi! Evviva! Viva i secondi! Qualcuno vuole un secondo piatto? Sì, ne do, guarda, do questo bellissimo piatto, vincitore! Hai vinto un pollo in faccia! Ma che palla! Ragazzi, io mi sto acconciando i capelli. Bene, mentre abbiamo capito che questo mini golf, oltre a essere divertente e anche rilassante, ragazzi, questo pazzo di papà vi è piaciuto? Sì! E se a voi ragazzi questo mini golf super pazzo con tre buche e i bonus vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non mettete il piede nel buco, ragazzi! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!